Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere il nuovo libro di Fairy Oak che mi è arrivato il 27 di ottobre. Adesso siamo al 10-11 di novembre, ma fa niente. Non ho potuto fare prima questo video perché ho avuto tantissime cose da fare con la scuola in didattica a distanza, quindi perdonatemi. Però ora vi faccio vedere tutto. Allora, il pacco si presenta così, io l'ho già aperto quando mi è arrivato perché volevo già vedere il libro che era all'interno ed è qualcosa di spettacolare, adesso ve lo faccio vedere. All'interno si apre in questo modo e il libro è qua dentro. Eccolo qua. Il libro è questo qui, bellissimissimo, e io ho preso la copia firmata. La firma di Elisabetta. E dentro c'è anche, ho trovato anche questo segnalibro qui, con tutti i suoi libri della saga, che utilizzerò da segnalibro appunto per quando riuscirò a leggere il libro, perché purtroppo non riesco ancora a leggerlo, ma sicuramente in questo fine settimana riuscirò a leggere qualche capitolo. Qua troviamo già un'illustrazione delle due gemelle. E le pagine sono fatte in questo modo qua. Poi, come negli altri libri, troviamo degli inserti con le foto. E ora li andiamo a vedere. Comunque, nelle pagine troviamo sempre comunque delle illustrazioni. Tipo questa. E qua c'è il primo inserto. Troviamo le foto delle gemelle. Qui c'è anche Flox con Acanthi, Vaniglia, le due gemelle con Flox, Shirley e altre foto. E poi l'altro inserto è questo qua. Questa qui è anche l'immagine che c'era sul giornale quando è stato pubblicato l'articolo, adesso non mi ricordo bene, sulla Repubblica, che Elisabetta Ione aveva fatto un articolo che era stato pubblicato da quel giornale, c'era questa foto qua. Pervinca. E poi sotto questa copertina c'è la copertina originale del libro, che è stupenda, ed è questa qua. È questa qui e a me piace un casino, cioè è bellissima. E ricorda tipo quei libri antichi che ho anche io a casa dei miei nonni. È stupenda. È fatta veramente molto molto bene. E mi piace un casino, cioè anche questa non è male perché è veramente molto figa, però questa che c'è qua sotto è bellissima, stupenda e non vedo veramente l'ora di poter leggere questo libro come facevo una volta perché io ogni libro di questa saga lo iniziavo e dopo tipo 3-4 giorni lo finivo e andavo subito a comprare quello successivo e questo qui. Spero veramente tanto di poter avere un po' di tempo per leggerlo, per potermelo gustare per bene. E poi Elisabetta ha detto sul suo profilo Instagram, perché aveva pubblicato un video nelle IGTV, se non sbaglio, aveva pubblicato un video dove diceva che questo qui non sarà sicuramente l'ultimo libro di Fairy Oak, perché vuole rimanere a Fairy Oak. Quindi non vedo l'ora che esca anche il prossimo libro. Scusate l'esultazione, però questa è una delle mie saghe preferite. E sono veramente felice che Elisabetta stia facendo uscire questi libri e che stia continuando la saga. Quindi, per chi è fan come me, può capirmi, ecco. Comunque, io la copia firmata l'ho presa da IBS, mi sembra. Comunque, vi lascio il link magari qua sotto, perché nello scorso video anche l'ho fatto nella descrizione, però ve lo rilascio anche in questo video qui. E invece se lo acquistate in libreria, dove c'è la copia comunque normale, c'è comunque il libro, costa 18 euro. Mentre invece io la copia firmata, dato che ho dovuto pagare
il libro più la spedizione, se non ricordo male, ho pagato 20 euro, 21 euro tipo. Però comunque ne vale veramente la pena. Per un libro fatto veramente così bene, ne vale la pena. Poi, cioè, Fairy Oak. Ah! E niente, questo era il video dove io ho fatto vedere appunto il nuovo libro, finalmente ve l'ho portato, ve l'ho promesso. E sono riuscita finalmente a filmarvelo, dato che ho avuto un momento di tempo perché oggi è martedì, mi pare che sia il 10 di novembre, e la mia scuola è chiusa perché è festa del patrono della nostra città. E sono riuscita finalmente a farvi vedere questo libro meraviglioso. Poi appena l'avrò letto, magari vi farò anche la recensione di questo libro qui, parlandovi anche magari della storia. Boh, vedrò, magari in futuro, probabilmente registrerò il video. E niente, fatemi sapere se anche voi avete acquistato questo libro, se anche voi magari avete la copia firmata del libro, se seguite Elisabetta Agnone, se avete letto oltre Fairy Oak anche Olga di Carta, perché io devo ancora leggerlo, quindi appena finisco magari questo inizio anche a comprare i libri di Olga di Carta. Niente, vi ricordo di seguirmi su Instagram e sui miei vari profili. Vi lascio giù nella descrizione il link per poter acquistare la copia firmata del libro. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!